Allora, sono Tullia Catalan, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste. E vado a introdurre ora il panel Antislavismo fra passato e presente, la lunga durata di temi e stereotipi fra uso politico, discriminazione e razzismo. E il nostro panel è un panel di una ricerca attualmente in progress, che è iniziata un paio di anni fa e che sta andando avanti e andrà ancora avanti, in quanto ci stiamo rendendo conto nei nostri studi e nelle nostre ricerche che il tema è alquanto complicato, soprattutto se affrontato nel lungo periodo. Obiettivo di questo panel è quello di analizzare sostanzialmente sul lungo periodo, quindi partendo dalla fine dell'Ottocento per giungere ad oggi, le pratiche, gli stereotipi, i pregiudizi messi in atto dall'antislavismo, quindi una forma di discriminazione e in alcune sue fasi di razzismo che ha visto attiva soprattutto l'area dell'Alto Adriatico in Italia. Obiettivo del nostro lavoro è quello di indagare sostanzialmente una questione e un tema che per lungo tempo è stato sottaciuto dalla storiografia italiana. Ma per poterlo fare ci siamo resi conto che era assolutamente necessario dargli una prospettiva transnazionale e di lungo periodo, analizzando anche le varie declinazioni dell'antislavismo in altri stati europei. Vedremo infatti in questo panel anche il caso rumeno, che è molto importante perché ci porta diciamo di fronte a quelli che sono le correnti che più che antislavismo diventano quelli dell'antirussismo. E perché è importante analizzare anche questa forma di, io lo definirei razzismo italiano, razzismo europeo? Non dobbiamo infatti dimenticare, e ci collegheremo all'interno del panel, anche alla situazione che si viene a creare nella Germania, sia quella guglielmina di fine Ottocento, per poi naturalmente acutizzarsi durante il periodo della Germania nazista e durante la Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione tedesca dell'Italia e soprattutto della zona dell'Adriatische Küstenland. E le scansioni temporali, le fasi che andremo a analizzare, quindi dopo il mio primo intervento che farà un po' il punto sulla storiografia, sarà il periodo del fascismo, il periodo del secondo dopoguerra nell'area dell'Alto Adriatico, la questione appunto rumena, quindi avremo due relazioni che affronteranno il tema da una duplice prospettiva per lo stesso periodo, e infine un bel balzo in avanti e vedremo i fatti più recenti legati proprio a un uso pubblico anche dell'antislavismo che, come mi sento di poter già da ora affermare, viene spesso usato strumentalmente dal punto di vista politico, ma è una sorta di fenomeno classico, così come lo è anche l'antisemitismo, al quale l'antislavismo deve molto nella sua struttura, nei suoi linguaggi, nella tipologia di metafore come la sociolinguistica ci invita a studiare, e sostanzialmente quindi è ancora ben presente nella società italiana e anche in Europa.